Allora, cari amici, mi serviva un carico fittizio per fare urgentemente delle misure, anche se piccole, in QRP, e quindi ho raccattato tra le mie cianfrusaglie queste quattro resistenze che, poste in parallelo, mi danno l'interessante resistenza di 55 ohm. Sono resistenze che hanno almeno 2 watt l'una, se non 3. Poste in parallelo, anche se mi dessero solo 2 watt, ho già 8 watt da poter utilizzare, più che sufficienti per i miei scopi. Mi sento fortunato. All'insegna del recupero ho deciso di utilizzare questa scatoletta di tonno che ho mangiato oggi a mezzogiorno, dove sistemerò dentro le resistenze, applicherò un connettore Alla faccia del bicarbonato di sodio! e farò un coperchio sopra chiaramente per chiudere il tutto. Ho ritagliato due rettangolini di basetta ramata e ho fatto questa configurazione. In questi casi è importante che le resistenze siano antinduttive, cioè evitare resistenze a filo, quindi resistenze adatte per l'alta frequenza. Allora, cari amici, avevo raggiunto la resistenza di 55 ohm, la resistenza totale di queste quattro resistenze in parallelo. Però, anche se è un valore che comunque si avvicina molto ai nostri 50 ohm, 52 ohm che di solito usiamo nelle nostre apparecchiature, volevo comunque perfezionare un po' questo dato, avvicinarmi ancora di più. In che senso? Dopo alcune ricerche nei miei cassetti delle meraviglie, sono riuscito a trovare questa unica resistenza che avevo di 560 ohm. Purtroppo però per pulirla con l'alcol isopropilico era un po' sporca e sono andati via i colori. Quindi ho scritto sopra il valore 560 ohm, resistenza non induttiva, quindi idonea, il wattaggio è più che sufficiente, l'ho messa in parallelo alle altre e ho ottenuto. Allora, sono in VHF e faccio una prova con il rosmetro e il carico fittizio attaccato con circa 3 watt in questo momento. Faccio la calibrazione. No, lo voglio fare anch'io, De. Ecco qua, 1 e 1 di ROS. Quindi il carico fittizio direi che va benone. Chiaramente per potenze QRP
penso non superiori in questo caso ai 15-20 watt. Sarebbe ideale farne uno immerso in olio di vasellina per aumentare la dispersione di calore eventuale sulle resistenze e quindi la tenuta a una maggior potenza, ma nel mio caso non mi serve, quindi per il momento va bene così. Niente, cari amici, io vi ringrazio per aver visto anche questo video, un piccolo progetto così che di un strumentino diciamo di bassa tecnologia, ma mi serviva e quindi mi ha fatto anche piacere farvi vedere come si può fare qualcosa con una spesa davvero minima e con tutto materiale di recupero. Grazie, alla prossima. 73 da India Victor 3 Mike India Romeo. Thank you.